Benvenuti in Bosco degli Gnomi. Auguri di buone feste. E bentornati ancora una volta a Gardaland. Oggi siamo tornati per il periodo natalizio, per il Gardaland Magic Winter. Oggi dobbiamo scoprire tutti gli show e le attrazioni dedicate a questo periodo e tutto il parco ovviamente tematizzato a tema natalizio. E durante il Magic Winter rimane il concorso del Golden Ticket con la cioccolata di prezzemolo. Ora stiamo andando a vedere la seconda delle attrazioni dedicata al periodo natalizio, che si trova nella ex foresta incantata ed è il Bosco degli Gnomi. Seguitemi con le nostre pietre preziose. Non ci siamo ancora conosciuti. Io sono lo gnomo Benjamin. Piacere. E voi come vi chiamate? Ma che bei nomi. E voi come vi chiamate? Nicolò, piacere. Oggi potrete visitare il Bosco degli Gnomi e conoscere alcuni di noi. Ed ora preparatevi, da qui a inizio l'avventura. Benvenuti nel meraviglioso Bosco degli Gnomi. E sono una gnoma. Oltre a fare magie, noi gnomi svolgiamo da millenni un compito molto importante. Siamo i guardiani della foresta, ma anche voi potete aiutarmi, imparando a rispettare la natura. E poi lo tenete in pugno. 2, 3, via! Via! Bravi! Malinchetta vi ha detto un po' di com'è importante proteggere la natura. Voi dovete prendere questa primavera, avverrà il miracolo della natura e ci sarà una piantina tutta per voi da proteggere. Tu sei andata da Hello Kitty. Ah. E mi raccomando, tenetevi sempre cura della piantina e della vostra nuova piantina. Vi auguro una buona giornata. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuggiti dalla foresta maledetta. Ah no, quella era Halloween. Ben usciti dal villaggio, dal Bosco degli Gnomi. Carino, ovviamente fatto apposta per i bambini. Come vedete, per quest'anno a Natale, qua al cinema 4D potete trovare The Polar Express, un video fatto per il periodo natalizio in 4D. Carino, carino il fatto soprattutto che abbiano sfruttato il cinema 4D con un nuovo filmato durante il periodo di Natale. Fatto bene comunque il 4D, quindi merita. Ora ci troviamo al di sotto delle statue, ristrutturate completamente, come vedete, ripitturate. E questo qua è l'albero che stasera faranno l'accensione. Quest'anno l'accensione dell'albero avverrà di nuovo in piazza Jumanji. Però come vedete, questo albero è molto più piccolo rispetto a quelli vecchi. Perché? Perché è un albero di 8 metri vero. E tutti gli alberi che trovate in giro per il parco sono alberi veri, che alla fine della stagione di Natale verranno ripiantati per poi riessere utilizzati i prossimi anni. E ieri hanno annunciato che Sequoia verrà smantellato, e quindi dalla stagione 2023 Sequoia non ci sarà più. Stiamo entrando nel villaggio di Babbo Natale. Ben arrivati, biscottino, grazie mille. Guardate che bello il biscotto con prezzemolo. No. Anche a voi, ciao, come state? Tutto bene? Fantastico! Ti consiglio questa letterina da dare a Babbo Natale, ma prima devi compilare qua su questo tavolo. Prego, accomodatevi. Ma
Ah, vuole ora. Guarda, ma Natale. Io mi chiamo Felice, ma un milione di follower. Vediamo. Qua. Vediamo come ti chiami. Ma sono tantissimi! Speriamo! Mamma, l'hai scritto con Dan 2L! Ma questi sono tantissimi follower! Ma dove li trovi? Una montagna! Speriamo! Vai sulla montagna e trovi tutti questi follower! E poi fate un trenino e saltate tutti giù! Bello! E ho X anni! Facciamo un timbro! 1, 2, 3! E adesso andiamo a portarla a Babbo Natale. Andiamo. La possiamo o metterti dentro o portare direttamente a Babbo. Mettiamo il parecchio. Sicuro? Sì. Ciao, mi piace tantissimo. Ciao, letterina. E adesso andiamo da questa parte. C'è il mio amico Babbo. Buona fortuna con tutti quei follow. Grazie. Allora, il villaggio di Babbo Natale, molto bello. Fate anche voi la vostra letterina, ovviamente, per Babbo Natale, perché poi potete dargliela. E, a parte la richiesta che ha fatto di un milione di follower, magari se ve l'era, l'ha pure scritto sbagliato. Lo sta è molto bravo, sono molto divertenti e quindi interagite con loro che vi migliora sicuramente l'esperienza. Quindi ottima, ve lo consigliamo ovviamente. Sei bellissima. Ora siamo a vedere lo show, il favoloso emporio di Natale, che troverete al Gardaland Theater alle 2:30 o alle 4:30. C'è anche l'orchestra dal vivo. Racconti le fiabe di Natale? Certo tesoro, ti racconterò la fiaba più bella, così tanto da diventare vera. Che dire, uno show veramente bellissimo, bravissimi attori, l'orchestra e anche la bambina, perché c'è anche la bambina, esatto, cantato. È stata veramente brava. Quindi veramente complimenti a tutto il cast di Gardaland e veramente veramente bello, ve lo consigliamo se venite qua. Proviamo questi churros che non sono esclusivi di Natale, ma ci sono sempre, e li trovate al Mercato Ramses con la Nutella. Sono sporcatissimo, ma sono buoni, tantissimo zucchero. Churros molto buoni, approvati. Decisamente sì. Durante Magic Winter a Gardaland l'affluenza è bassissima, quindi vi consiglio di venire se volete farvi la trazione in pace. Ciao, benvenuti! Welcome to Gardaland Magic Winter! Stanno per arrivare i nostri beniamini.
con quel cannocchiale? Sto cercando Babbo Natale. Mi aveva promesso che sarebbe passato a farci un saluto, ma non lo vedo. Dove sarà mai? Speriamo non si sia perso tra le stelle. Babbo Natale, dove sei? Con la tua slitta e le tue renne. Forse Babbo Natale è da là in alto. Non riesce a vedere dove può atterrare con la slitta. Faremo di meglio. Accenderemo il nostro grande albero di Natale. Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, è ancora Natale! Trovarvi qui riuniti. Oh, Gardaland è davvero un posto speciale. Grazie per essere parci, Babbo Natale. Auguri di buone feste a tutti voi. Oh, oh, oh. È appena finito lo show finale del Magic Winter di quest'anno, dell'accensione dell'albero. Veramente bello. Bello, finalmente hanno utilizzato i fuochi d'artificio in modo decente e non come Arabian Night, che poi l'hanno tolti definitivamente. Così si fa uno show finale, Gardaland. Molto bene. Traiamo le conclusioni di questa Magic Winter 2022. Le proposte di quest'anno, le attrazioni di show sono validissimi, quindi sicuramente vi suggeriamo di venire. Noi non abbiamo altro che augurarvi buone feste, buon Natale e buon anno nuovo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.